Buonasera, come mi chiamo lo vedete lì, sono un viceprefetto, sono siciliano e lavoro in Calabria ancora fino a dopodomani in realtà. E qui cominciano i problemi. Che vuol dire viceprefetto? Fare il prefetto, il viceprefetto, il prefettizio in genere è uno dei lavori che... Ma tu esattamente cosa fai? È uno dei lavori che non riesci mai a spiegare ai bambini, ai nipotini, alle suocere, alle mamme. E già per rimanere fermi alla nostra stessa famiglia, quella del Ministero dell'Interno, abbiamo tanti bambini che da grande vorrei fare il poliziotto, vorrei fare il pompiere, ma bambini che ti dicano da grande vorrei fare il prefetto, non ce n'è tanti. E in effetti anche le definizioni che diamo noi, un po' più cresciuti, più colti, non sono esatte. Io non sono certo uno sceriffo in realtà, anche se, per carità, mi piacerebbe avere la stella, solo un distintivo molto piccolo che è quello che usiamo noi appartenenti al corpo prefettizio. Non abbiamo divise, non abbiamo uniformi, non siamo militari, non siamo nemmeno poliziotti. E non siamo magistrati, nel senso che noi non interveniamo dopo che le cose succedono. Quando si verificano i casi come quello del nostro Saffioti, già quello è il momento della polizia e della magistratura, noi dobbiamo prevenire, dobbiamo rappresentare lo Stato. Che significa rappresentare lo Stato? Siamo di nuovo lì. È un'espressione molto vaga, significa tagliare nastri, significa presenziare a manifestazioni importanti, essere presenti in maniera solenne alla festa del 2 giugno. Beh, anche, non è che queste cose siano da sottovalutare, gli ultimi presidenti della Repubblica hanno dato un nuovo valore alla rappresentanza in questo senso, ma è un valore che va accompagnato a un contenuto. Rappresentare lo Stato significa anche essere lo Stato, portare lo Stato dove lo Stato non c'è. Saffioti, che ringrazio molto perché mi ha fatto risparmiare anche del tempo espositivo, ha detto poco fa che in Calabria lo Stato viene vissuto da alcune frange mafiose e da tutta la popolazione che vi gira intorno come un intruso. Loro si ritengono i legittimi detentori del potere territoriale. Questo in Sicilia non c'è, e non c'è nemmeno in Campania, dove la mafia siciliana e la camorra hanno un atteggiamento più, fra virgolette, moderno. In Calabria io ho assistito a giustificazioni ideologiche della presenza mafiosa paradossalmente socialeggianti. Giustificazioni ideologiche che dicevano che lo Stato ci abbandona e quindi la mafia è la reazione dell'abbandono nei riguardi dello Stato. Nessuno che dica mai lo Stato siamo noi, dobbiamo darci da fare. Lo Stato ci abbandona, quindi nasce la mafia. Diceva un consigliere comunale di un comune che poi è stato sciolto per mafia: portateci prima le scuole, portateci prima le borse di studio e poi noi non saremo più mafiosi. Ma a Reggio Emilia le scuole se le è fatte il comune, mi sembra di aver capito stamattina. Comune che comunque è sempre cosa pubblica, res pubblica. Ecco che cosa facciamo allora noi prefetti, viceprefetti aggiunti, consiglieri, tutti i prefettizi. Cerchiamo, fra le altre cose, di rappresentare lo Stato particolarmente, intensamente, dove questo manca. In Calabria, ma non solo. Questa è una carta che raffigura con dei piccoli puntini rossi tutti i comuni che sono stati sciolti per mafia dal 1993 a oggi, cioè da quando è nata la legge. La legge nacque dopo l'episodio famoso di Taurianova, qualcuno lo ricorderà di sicuro. Durante una guerra di mafia si giunse al massimo dell'efferatezza perché si tagliò la testa a un cadavere appena ucciso, la si buttò in aria e con invidiabile mira si fece centro fra la posta e il municipio. A me è capitato 2 anni fa di commissariare, di essere il commissario di Taurianova per 2 anni e ancora la vicenda è molto viva nella memoria popolare. Da lì, sfruttando l'ondata di indignazione, nacque la legge che allora fu chiamata legge Taurianova, ormai è parte del codice, chiamiamolo così, del codice sugli enti locali, il cui articolo 145, scusatemi, sono pur sempre un leguleio, dice che i comuni, quando presentano delle infiltrazioni mafiose, possono essere fatti oggetto di indagine, un'indagine fatta sempre da noi, unitamente alle forze dell'ordine, facciamo una commissione, andiamo lì, spulciamo tutte le carte, guardiamo tutto, dopodiché decidiamo se sciogliere o meno. E quando si scioglie, si mandano dei commissari. Vedete anche dei punti viola, sono le 5 aziende sanitarie sciolte per mafia, perché capita anche alle aziende sanitarie. Oggi abbiamo Vibo Valentia, per esempio, che è la provincia dove sono in servizio fino a domani. Vibo Valentia è stata sciolta per mafia dopo una serie di casi di malasanità, dai quali si è capito che dietro l'azienda non c'era soltanto una certa malasanità, appunto, una certa ignoranza nella gestione di alcuni casi anche ordinari, ragazze che morivano di appendicite, per esempio, ma anche e soprattutto una presenza della criminalità organizzata, dell''ndrangheta.
Io personalmente ho potuto conoscere veramente bene questa realtà, ma come vedete sono uno fra i tanti, sono 200 comuni esattamente da allora ad oggi sciolti per mafia, il che vuol dire 600 colleghi come me. Noi siamo in tutto 1400, capite quale sforzo c'è da parte del mio corpo. E tre di questi comuni sono in tre regioni del nord, sono Bordighera, Bardonecchia e Desio, gli ultimi due sciolti adesso, perché la mafia sposta i suoi interessi al nord, dove cerca di riprodurre le proprie logiche. Io ho avuto la fortuna di essere commissario, fra l'altro, oltre che a Canicattì in Sicilia e a Taurianova in provincia di Reggio, a Platì. E fra tutte le esperienze mi sembra la più interessante da riferire, da raccontare. Perché Platì, fra tutte queste realtà, è quella che ha la cultura mafiosa più connaturata alla società locale. Platì è un posto nel quale vi sono soltanto 3.800 abitanti, 1.000 dei quali in una frazione lontana, e quelli del capoluogo sono inevitabilmente tutti imparentati con quella realtà che Staffiotti descriveva poco fa come realtà molto familistica, e quindi sostanzialmente vai ad amministrare un posto in cui la sola idea di andare ad affermare la legalità, di insegnare, si diceva poco fa, la legalità, ma cosa insegni? A parte il fatto che il concetto di legalità è un concetto molto astratto anche per me, se non è legato a forti valori condivisi. Che significa legalità? Là c'è ancora gente, là ci sono professori, ci sono presidi che ogni tanto scrivono dei dotti articoli dove si dice che la mafia di oggi è la prosecuzione del brigantaggio del 1860, che quello sì fu falsamente chiamato brigantaggio, in realtà era una guerra civile. Ma non è vero, non è per niente vero, non è così. La mafia non è un sistema di reazione democratica o nemmeno popolare. La mafia è ingiusta per sua stessa definizione. Ed ecco dove possiamo entrare, dove siamo potuti entrare a Platì. Questo è l'Aspromonte, è un posto meraviglioso, turisticamente quasi sconosciuto. In primo piano c'è Pietra Cappa, quella pietra rocciosa, in fondo c'è la cima di Montalto, che è alta 2000 metri e domina tutta la parte finale dello stivale. Questa è Platì vista dall'alto, e ancora qui non dice molto. Questa è Platì, o meglio era. Questo è il tipico panorama dei centri di 'Ndrangheta. È un panorama a cui siamo abituati, persino nelle città più graziose, persino nella bella Palmi, non me ne voglia il signor Saffioti che è di là, che è un bel centro storico, però tutta la periferia è così, o giù di lì. Non siamo nemmeno abituati a finire le case. E i mafiosi non le finiscono perché devono dare l'idea esteriore di povertà, ma gli altri per abitudine. Come si può rappresentare lo Stato in un posto simile? Ah, naturalmente la strada è stata già asfaltata da noi, non era così, era in cemento. Come si può? Si può insegnare la legalità ai bambini a scuola, vogliamo scherzare, andare dai ragazzini di scuola media già molto aggressivi nei confronti dell'autorità, vogliamo andare da bambini di 2 anni che quando vedono un carabiniere piangono? Ovviamente no. Però c'è un modo importante per rappresentare lo Stato, che è quello di dare servizi, lavoro e cambiare la realtà esteriore, di far sì che tutti coloro i quali non hanno direttamente da guadagnare dalla presenza della 'Ndrangheta, che poi sono i parenti stessi dei mafiosi, è vero, i parenti sono legati, c'è un sistema, le donne soprattutto, fanno paura le donne di mafia qualche volta, le guardi negli occhi e ti fanno paura, sono loro le più forti, le più intense. Però ci sono i parenti poveri, però c'è quel parente di quel imprenditore che quando morì durante un lavoro in una sua azienda, fu preso, ripulito alla bella e meglio dal cemento e messo per strada, per inscenare un incidente stradale. Fareste questo a vostro cognato? Ecco, questo succede nella società mafiosa, questo è il grado di ingiustizia che si raggiunge all'interno della società mafiosa ed è lì che va agito, per esempio cominciando a dare lavoro. È una parola quasi fuori moda questa oggi, anche molto difficile. Noi abbiamo avuto la fortuna di sfruttare una legge dello Stato che dava una maggiore possibilità di movimento alle commissioni straordinarie e abbiamo potuto cominciare a intervenire in casi del genere. Abbiamo potuto cominciare a intervenire utilizzando, guardate il cimitero come era ridotto, pensate che lì ci sono le tombe abusive costruite in mezzo ai vialetti. E abbiamo cominciato a realizzare delle cose utilizzando la manodopera locale. E attenzione, l'abbiamo fatto utilizzando tutti, chiunque facesse domanda, perché sperare di poter distinguere i ricchi dai poveri attraverso il famoso ISEE, il modello indicatore di disagio economico, è impossibile, è meglio darlo a tutti. Saranno i paesani stessi che vedranno il capomafia che lavora lì col badile
tanto per far finta che è povero, che ha bisogno, a farsene un'idea, non importa. L'importante è adottare una politica quasi keynesiana. Questa è la scuola media. Ricordate stamattina, no? Quelle di... I maestri non si erano mai accorti di questo. Vogliamo ingrandire le scritte? Ecco qua, viva il capo dei capi, poi io sono Totorina, io Provenzano e io Ninetta, che è quella che inquieta di più. Sarebbe Ninetta Bagarella dal sceneggiato Il capo dei capi, che all'epoca ebbe molto successo fra le ragazze di Platino. Questo coi fiorellini e altre poesie scritte varie, eccetera, eccetera. Questo era il municipio il giorno che arrivai, quella in primo piano era la mia macchina dell'epoca. Forse era peggio del municipio, ma insomma siamo là. Questo è come l'abbiamo fatto noi. Non è di buon gusto, mi rendo conto. Però, prima di tutto, io sono messinese siciliano, quindi un po' di giallo-rosso me li si vorranno consentire, no? Secondariamente, abbiamo creduto che un cubo di cemento così potesse solo essere colorato. Platì, quando siamo arrivati noi, era totalmente grigia. Era grigio l'ambiente, erano grigie le strade, erano grigi gli umori delle persone. Abbiamo creduto che in quel caso rappresentare lo Stato potesse significare colorare la realtà. E guardate che cosa è successo dopo. Questo era il comune all'interno, il giorno che ci cadde quasi il soffitto sulla testa. Non ci colpì nella nostra stanza, eravamo noi tre, due dei tre commissari presenti, perché eravamo in pausa caffè e poi ne parlano male. Ecco, questo è il corridoio interno con le prove colore, questa è la stanza del sindaco come l'abbiamo fatta dopo il crollo. Un po' pacchiana, però bella, colorata. Questa era la piazza quando arrivavamo noi, con una scalinata in disuso, una parte pavimentata a San Pietrini, che non sono proprio nel territorio, ma insomma va bene, e il resto invece in terra battuta in fondo, vedete? Guardate le case dei privati come sono. Eccola adesso. Beh, il lavoro in primo piano l'abbiamo fatto noi con la pietra tipica. Lì c'è la macchina della mia segretaria dell'epoca, che ringrazio ancora, era bravissima, però ha rovinato la foto. E per il resto... quelle sono case private, le hanno fatte i privati, semplicemente perché noi abbiamo messo un premio a disposizione di chi volesse ripitturare la casa. Chiedevamo soltanto la foto prima, la domanda e la foto dopo e la fattura. A presentazione di foto successiva e di fattura noi davamo fino a 5.000 euro a copertura, e 5.000 euro bastano soprattutto in quelle realtà. Sono addirittura una fonte di piccola ricchezza in chiave, diciamo così, keynesiana, mettono in circolo lavoro. E guardate di che colori le hanno fatte le case. Si sono lasciati contagiare dall'entusiasmo per i colori. Guardatene altre, questa è la parte che era prima in terra battuta. Quei mattoncini indicano il confine con una signora che sosteneva che quel pezzo è suo. Allora io ho detto mettiamo i mattoncini così non litighiamo, ma facciamo. Anche questo è un piccolo cambio, perché era da anni che c'era in piedi sta diatriba col comune. Questa è la fontana che abbiamo realizzato, vista poi dal municipio. Un'altra casa colorata di fresco, un'altra casa ancora colorata, vedete c'è ancora il cantiere. Questa è la scuola, dal lato esterno. Prima avete visto le scritte all'interno. Questa è la scuola adesso, anzi manca ancora il murales che poi abbiamo realizzato in alto a sinistra. Questo è l'ingresso della scuola. Ah, attenzione, questa è la scuola dove il plesso aveva sede anche la direzione. E questo è adesso, con le scritte in mattonelle smaltate. È lo scuolabus nuovo. Questa è la scuola media, adesso. Questa è quella classe di prima, questa è come è stata ripitturata tutta la scuola all'interno. Queste sono altre case di privati. Questo è Padre Pio. Consiglio a qualsiasi sindaco di piazzare Padre Pio dove ci sono problemi di manutenzione del territorio. Questa piazza era... Era terra di nessuno. Un signore che aveva lì un'attività commerciale riteneva di poterla usare liberamente, e gli stessi paesani in silenzio, perché poi vengono, e come se vengono, si lamentavano di questa cosa. Difficile convincerlo, ci parlai, ci litigai, ma insomma. Padre Pio ha convinto sua moglie. Padre Pio fa sparire il degrado e porta i fiori, porta le... se non è un miracolo questo. Questo è un altro edificio comunale con accanto un edificio privato in via di rifacimento, altre case private rifatte. Questo è proprio all'ingresso del paese, e qui di fronte... Ah, ecco, questo è un altro lavoro di quelli di cui parlavamo prima. Sono tutti lavoratori socialmente utili, diciamo così, quelli presi con, anche se il termine non è esatto, borse lavoro. Stanno lavorando con delle mattonelle di seconda scelta che noi stessi rompemmo in pezzi e poi ricomponemmo, spendendo pochissimi soldi per fare questo effetto di mosaico che tutto sommato è carino.
Qui quando arrivammo, questo è un pezzo di piazza Municipio, c'erano lavatrici in disuso. Questa è l'attuale caserma dei Carabinieri, Villa Papalia, la villa di un clan molto famoso, molto presente in Lombardia. Confiscata, abbiamo delle ottime leggi in Italia in materia antimafia. Confiscata per anni, era rimasta così, finché piano piano abbiamo cominciato a lavorarci, e anche qui la logica del colore, abbiamo deciso di colorarla coi colori dell'arma dei Carabinieri. Questo è lo stemma in ceramica, e questa è la caserma come adesso, col suo bravo monumento ai caduti davanti, che mancava. Pensate, un paese che non ha il suo monumento ai caduti. E soprattutto, ecco qua un altro angolo di piazza, prima e dopo, soprattutto non aveva questo. Questo è il monumento ai caduti, alle vittime dell'alluvione che nel 1951 fece 19 morti a Platì. Pensate che tutti i paesi dell'Aspromonte furono colpiti, hanno tutti almeno una lapide. A Platì non c'era nemmeno quella, perché alla fine poi l'abbandono arriva a questo. Lo costruimmo, lo inaugurammo e sottoscrivemmo una frase di De Gasperi, che in visita disse: deve finire l'Italia di Platì, nel 1951. Ora noi non sappiamo sicuramente se è finita, anzi ve lo dico subito, non è finita. Il sindaco nominato dopo è stato poi a sua volta costretto a dimettersi dopo un anno e mezzo, adesso c'è di nuovo un commissariamento, però qualcosa è cambiato. Io sono tornato di recente a Platì e non è più la stessa fisicamente, ma non è più la stessa neanche come persone. Anzi, non posso concludere senza ringraziare tutti quei platiesi che, nonostante avessero tutto contro, nonostante avessero contro anche la loro stessa cultura, perché non pensiate che Platì è come Corleone, dove hai sì Totorrina, ma hai anche i giovani impegnati nel volontariato, magari sono due, tre, poi diventano 10. Non è così. È difficile, è facile per noi sorriderne, ma è difficile nascere a Platì e riuscire a capire che c'è una realtà diversa. Platì, San Luca, Africo, poi mica è solo Platì, eh? Cioè, ci sono tanti paesi della provincia di Reggio così. Però questa gente è stata coraggiosa, questa gente ci ha aiutato, soprattutto ha capito il messaggio. Noi non possiamo veramente sperare di affermare la cultura della legalità, di ripristinare la legalità, ci mancherebbe, mentre siamo noi certo che si ripristina, ma poi chissà. Possiamo però lasciare un segno. Se lo Stato crede veramente di poter intervenire, finora l'ha fatto, devo dire, in questa maniera, con le risorse giuste e con generosità, noi possiamo lasciare un segno e cambiare la realtà che ci circonda, anche in Calabria. Grazie. Grazie.